E ciao a tutti ragazzi, sono Giovanni, ben ritrovati qui sul mio canale. Siamo qui signori, come avete letto dal titolo, su una carriera allenatore praticamente online. Sì ragazzi, perché tanto tempo fa vi avevo promesso che vi avrei portato questo video su questa applicazione. Ed eccoci qui ragazzi, su Online Soccer Manager. Me l'avevate consigliata in tantissimi, ma veramente in tanti. E siamo qui ragazzi per continuare la carriera allenatore iniziata su FIFA 17, anche qui su smartphone. Lo sapete meglio di me ragazzi, che questa è un'applicazione totalmente gratuita, disponibile sia per iOS che per Android. Vi spiego subito come funziona più o meno, anche se è abbastanza intuitivo e voi magari ne sapete anche più di me. Ovviamente scegliamo il campionato italiano e andiamo a selezionare una squadra. Come vedete le big della Serie A, Inter, Napoli, Milan, Juventus sono già selezionate. Ovviamente ragazzi noi andiamo a scegliere il nostro Cagliari, perché dobbiamo continuare ciò che abbiamo cominciato su FIFA 17. Quindi il nome mettiamo The Giant YouTube, mamma mia. Infatti qua già ci fa vedere ragazzi che abbiamo come obiettivo il 14° posto, quindi abbastanza abbordabile. I nostri giocatori chiavi che sono Sau, Isla, Farias, João Pedro e Ionita, e abbiamo delle entrate fisse di 900k, che è pochino ragazzi, è pochino. Ed eccoci qui ragazzi nel menu di Online Soccer Manager. Adesso abbiamo scelto la nostra squadra, cioè il Cagliari. Come vedete in alto a sinistra abbiamo 4 milioni e mezzo di budget per fare mercato, e abbiamo quelli 50 praticamente cravatte, scudi, come li vogliamo chiamare. Grazie a questi scudi, a questi gettoni, chiamiamoli così, è possibile fare e sbloccare alcune modalità e comprare giocatori. Adesso vedremo pian piano. In primis ragazzi andiamo a visionare la nostra rosa, perché cosa base di questo gioco ragazzi, dovete puntare sui giovani, perché allenandoli diventano veramente veramente fortissimi. Anche il più sconosciuto diventa qualcosa di incredibile, ed è il caso magari, non dico di Farias perché 26 anni è già un'età avanzata, però tipo João Pedro può essere un buon compromesso per far aumentare appunto il suo overall. Tipo Barella è fantastico perché ha già un overall di 69, non è tantissimo, però ragazzi posso assicurarvi che i 19enni crescono tantissimo, così come Murru che ha 71 e potrà crescere davvero davvero tanto. Questa è la nostra squadra ragazzi, non è nulla di così eclatante. Possiamo gettare le basi per fare un buon mercato anche. Andiamo a vedere in primis la formazione, come potremmo schierare il nostro Cagliari. Nella nostra carriera in FIFA 17 utilizziamo il 4-3-1-2, quindi direi di non diversificare tanto la nostra squadra da quel modulo. Quindi come attaccante mettiamo Sau e ci mettiamo anche Borriello, ovviamente insieme a Sau, e trequartista João Pedro. Poi ci abbiamo Isla, Di Gennaro e De Sena, mi sembra un buon centrocampo, anche se Isla lo preferirei terzino destro, ma qui purtroppo è centrocampista. Difensori abbiamo Cepitelli, Salamon, Capuano e Pisacane. Ovviamente mettiamo il nostro Bruno Alves, che è praticamente il perno della nostra difesa, e ci mettiamo Murru terzino sinistro, perché come vi ho detto prima cresce davvero davvero tanto. E direi che per il momento Pisacane è il nostro terzino destro titolare, e ovviamente titolare ci mettiamo anche Storari, anche se ho visto che Rafael è più forte, quindi mettiamoci Rafael. Detto questo ragazzi, impostata la nostra formazione titolare, andiamo nelle tattiche, cosa molto molto importante. Ovviamente essendo una squadra di bassa classifica, cerchiamo di impostare una tattica tipica per il nostro gioco e per il gioco delle squadre di bassa classifica. In questo caso io direi che il contropiede è lo stile ideale, ma come vedete c'è anche gioco sulle fasce, c'è il tiki taka, la palla lunga, tirare da ogni posizione, però direi che il contropiede è un buon compromesso. Postiamoci invece nelle tattiche più dettagliate, quelle per reparto. Io direi che per quanto riguarda gli attaccanti dobbiamo assolutamente aiutare il nostro centrocampo. Per i terzini io direi di utilizzare dei terzini offensivi comunque, perché sapete che io amo utilizzare dei terzini che spingono, e per il centrocampo direi di mantenere la posizione. Più che altro hanno una tattica un po' più bilanciati sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ovviamente mettiamo una marcatura, dai, mettiamo la zona per il momento, mettiamo la zona e utilizziamo la trappola del fuorigioco. Come contrasti io li metto sempre tra il normale e l'aggressivo, un po' più aggressivo, mentre per lo stile io direi di utilizzarlo neutrale, anche perché non possiamo sbilanciarci troppo. Pressing bilanciato va benissimo, ritmo, manovra elaborata, io preferisco usare dei passaggi più rapidi ragazzi, in modo da velocizzare l'azione. Postiamoci adesso nella selezione dei ruoli nella nostra squadra, nel nostro Cagliari. Il capitano ovviamente sempre il nostro Marcolino Sau, così come in FIFA. I rigori li facciamo
possono battere sempre a Sau, le punizioni sempre a Marcolino Sau, ragazzi, è sempre lui. Calci d'angolo magari li facciamo battere a Joao Pedro, dai, facciamo battere a Joao Pedro. La cosa che non ho visto è se c'è il Pado. Ah, il Pado è a centrocampo, quindi Capitan De Sena, mi dispiace, ma dobbiamo mettere dentro il Pado. Spostiamoci adesso nella sezione di cui vi parlavo all'inizio, cioè l'allenamento, ragazzi. Dovete assolutamente allenare sempre i vostri giocatori ogni giorno, darà modo ai vostri giocatori di crescere in maniera incredibile. Allora, scegliamo l'attaccante, io direi di utilizzare l'allenamento degli attaccanti per Farias, perché comunque ha 26 anni e un 73 Giannetti è già un po' più basso di overall, e andiamo con Farias. Come vedete sotto potete utilizzare i 16 gettoni, chiamiamoli così, per accelerare l'allenamento, altrimenti dovrete aspettare 7 ore, ma non vi conviene accelerare, ragazzi, cioè aspettate 7 ore e lo riaprite domani mattina. Per esempio, per il centrocampo io direi assolutamente di allenare Barella, perché deve crescere. Per i difensori assolutamente Murru. Ovviamente non potete allenare giocatori che sono schierati nella formazione titolare, in questo caso togliamo Murru, tanto il campionato non è ancora iniziato. E per i portieri, diciamo che abbiamo dei portieri un po' troppo vecchiotti in tutti e tre i casi, il più giovane è Rafael, mettiamo Rafael ad allenare per il momento, poi prenderemo un portiere un po' più giovane. Spostiamoci adesso nella sezione che tutti amiamo, cioè quella del calciomercato. La cosa da capire e da sapere bene, ragazzi, è che questo calciomercato è condiviso con tutti gli altri partecipanti al vostro campionato. Cosa significa? Che se avete Pinco Pallino nel vostro campionato che utilizza il Sassuolo, nella sua lista trasferimenti troverà gli stessi vostri giocatori. Quindi dovete essere sia bravi a comprarli e sia veloci, perché potrebbero fotterveli loro prima. Quindi dovete assolutamente fare un mercato sia intelligente e dovete anche essere bravi e veloci. Io qui vedo comunque come attaccanti non c'è moltissima scelta, tranne per Vela che mi ispira parecchio, però direi di puntare sia sulla fase difensiva, magari anche sul portiere. Io qua vedo un Fabinho molto molto interessante, ragazzi, anche se costa davvero davvero tanto. C'è Mauricio con 4,5 milioni, possiamo prenderci tipo De Ceglie, ma sul serio. Però guardate un po', c'è Mattiello della Juventus che ha 21 anni e un 60, ma cresce, ragazzi, ve lo posso assicurare. Io direi di puntare un po' più sulla porta, perché siamo veramente veramente messi male. E come vedete c'è questo Radu dell'Inter che ha 19 anni ed ha 60 di overall. Questo qui è un buon compromesso, ragazzi, perché nel mentre voi utilizzate magari Rafael, nel nostro caso, come titolare, allenate sempre Jonut Radu. Per 2 milioni lo compriamo, in più dobbiamo dare un gettone, quindi Jonut Radu è nella nostra squadra. Magari prima di allenare i vostri giocatori fate prima il calciomercato, perché in questo modo non potete più togliere Rafael e magari metterci Radu, dovete aspettare domani. Quindi prima fate il vostro calciomercato e poi magari allenate chi vi piace di più e chi volete allenare. Qui c'è anche lo scout, ragazzi, lo scout più che altro serve per andare a ricercare quei giocatori che non sono presenti nella lista trasferimenti, tipo un Sergio Ramos non c'è nella vostra lista trasferimenti. Mandate il vostro scout, mettete preferenza difensore, stile difensivo ovviamente, caratteristica, cioè l'overall. Penso che Ramos abbia più di 90 e dovrebbe avere più di 30 anni, se non dico cazzate. Voi pagate 45k per mandare il vostro scout e vi troverà Sergio Ramos. Ovviamente ci sono delle possibilità in cui non vi trovi Ramos e magari vi trovi qualcun altro che ha più o meno le stesse caratteristiche. In questo caso è inutile che vada a trovare Ramos, perché non ho neanche i soldi per comprarlo, neanche per comprarmi la scarpa di Ramos. Prima di andare agli amichevoli, ragazzi, perché vi faccio un amichevole, vi faccio vedere come funziona. Ovviamente c'è il calendario delle partite, non sto qui a spiegarvi, c'è il calendario con tutte le partite che dovrete disputare. C'è anche questa nuova modalità, che cioè è spia. Praticamente avete la possibilità di mandare questa spia, che andrà praticamente, nel vero senso della parola, a spiare le tattiche del prossimo avversario che andrete ad affrontare, in questo caso l'Udinese, e vi dice le tattiche che andrà ad utilizzare e le tattiche specifiche che andrà ad utilizzare contro di voi. Avete la possibilità ovviamente di ampliare il vostro stadio, che in questo caso è il Sant'Elia, pagando ovviamente 720k. Questo vi darà l'opportunità ovviamente di aumentare i vostri introiti. Io direi di aumentare la capacità, paghiamo 720k
tappa e vedete che ci mette comunque 18 ore. Cosa molto importante sono gli sponsor. Scegliete gli sponsor, quelli che ovviamente vi pagano di più, ragazzi, è inutile girarci intorno. Fatto questo, possiamo andare a farci una bella partitina amichevole, ragazzi. Magari andiamo a giocare un amichevole contro, magari non una squadra fortissima, andiamo a giocare contro il Crotone, vi faccio vedere. Paghiamo 4 gettoni per fare l'amichevole e per testare più o meno come sono i nostri giocatori, come si comportano. Qui vi fa vedere una panoramica della partita e praticamente abbiamo pareggiato 0-0, ci abbiamo fatto cagare altamente, abbiamo pareggiato col Crotone. Siamo partiti bene, ragazzi, siamo partiti benissimo. E niente, ragazzi, questo qui è tutto quello che c'è da sapere su questa applicazione che personalmente amo, ragazzi. Ci gioco e ci ho giocato davvero tantissimo. Ora, questo non è il mio account principale, perché ho un account dove ho vinto campionati su campionati. Io ringrazio lo staff di Online Soccer Manager, perché veramente mi hanno dato questa opportunità di parlare di questo gioco che io amo davvero davvero tanto, ragazzi. Ragazzi, fatemi sapere se volete una serie magari con i Brainless. Vi lascio il link sotto in descrizione per scaricare Online Soccer Manager sia per iOS sia per Android. Passate a tutti i miei social in descrizione, dal canale dei Brainless sempre sotto in descrizione. Vi è finito, da gigante è tutto e ciao, adio!